Poco più di un mese fa vi abbiamo parlato del nuovo Nubia Red Magic 7, ovvero lui. Beh, oggi l'azienda ha presentato davvero da poco il nuovo Red Magic 7 Pro. Ma quali sono le vere differenze fra i due dispositivi e quale conviene acquistare? Scopriremo tutto questo subito dopo la sigla. Ciao amici di Tech on Android, io sono Stefano. Non so se vi ricordate, nella precedente recensione del Red Magic 7 già vi avevo accennato che è un dispositivo che a me è piaciuto tanto, ma perché? Soprattutto perché magari io sono appunto una persona nerd a cui piacciono gli anime, giocare e così via. Abbiamo visto quali erano i pro e i contro di quello smartphone. Oggi invece andiamo a vedere quali sono le caratteristiche differenti del nuovo Red Magic 7 Pro. Iniziamo subito vedendo dalla scatola. Questo è il Red Magic 7, questo è il Pro, che come potete vedere sono molto simili, nonostante questo però i disegni sono diversi, quindi la casa produttrice si è impegnata a essere originale anche sotto questo punto di vista. All'interno della scatola troviamo una cover trasparente, come abbiamo visto anche per l'altro dispositivo, si indossa veramente molto facilmente, una plastica di media qualità, possiamo dire, né scadente né troppo buona, e sicuramente va a dare una protezione in più al nostro dispositivo. Ed inoltre troviamo il caricabatterie veloce a 65 watt, uguale al Red Magic 7. Qual è la prima sensazione quando lo prenderete in mano? Beh, sicuramente è un bel mattoncino, così come abbiamo visto anche per il Red Magic 7, ma qua siamo ingrassati un pochettino, perché il Red Magic 7 Pro pesa circa 235 grammi rispetto ai 215 del Red Magic 7, quindi più o meno parliamo di questi 20 grammi in più. Però la sensazione ovviamente in mano è quella di robustezza, perché essendo un mattoncino con leghe di metalli e non, averlo in mano vi dà una garanzia di un prodotto solido, pesantuccio, ingombrante ma solido. Ed ecco qua il Red Magic 7 Pro in mano. Allora, anche qui abbiamo un display da 6,8 pollici AMOLED Full HD Plus, però se mettiamo in confronto il Red Magic 7 Pro con il Red Magic 7 normale, quello che possiamo notare, questo alla sinistra è il 7 normale, è leggermente più alto rispetto al Pro, che è un po' più basso. Ma perché? Se accendiamo gli schermi potete notare che, nonostante siano entrambi da 6,8 pollici, il 7 normale è un po' più alto perché ha sia il bordo superiore che quello inferiore un po' più larghi, diciamo, mentre il Red Magic 7 Pro ha i bordi molto sottili. Diciamo che il display sul 7 Pro, nonostante anche questo sia un Full HD Plus AMOLED, è molto più bello da vedere perché riempie di più la scocca. Non so se notate già così un qualcosa sul display, vi do qualche secondo per riflettere, non so se lo avete già notato, ma effettivamente su questo display manca la fotocamera anteriore. Oddio, non è che manca, c'è, però non si vede perché è nascosta sotto lo schermo. Magari questa è una nota negativa a mio avviso, perché forse è una tecnologia ancora troppo acerba, però vedrete il perché, vi spiegherò il perché più avanti nella recensione, quando dedicherò proprio pochi secondi del video al comparto fotografico. Ma adesso, continuando a parlare un attimo della parte estetica, continuiamo dicendo che sulla parte inferiore del telaio troviamo lo sportellino per andare a inserire le due SIM, la presa Type-C e uno dei due microfoni che troviamo su questo device, perché abbiamo l'audio stereo, l'altro si trova sulla parte superiore. E sulla parte superiore troviamo anche il jack da 3,5 mm per le cuffie. Sul lato sinistro del dispositivo invece troviamo un po' di cose, ovvero il tasto per andare a accendere o spegnere lo schermo, ma anche il device stesso, i tasti del volume e le prime bocchette, diciamo, per far uscire l'aria calda, perché vi ricordiamo che una caratteristica di questi smartphone da gaming della Nubia è che hanno il raffreddamento ad aria tramite una ventolina RGB che fra poco vi faccio vedere. Quindi qua troviamo la prima uscita dell'aria e inoltre troviamo i due tasti trigger per quando andiamo a giocare. E appunto, come accennato poco fa, sulla parte posteriore troviamo il comparto fotografico all'interno di questo telaietto
in alluminio, mentre il resto della scocca è trasparente, una plastica appunto trasparente che trattiene un po' le ditate, ma molto bella da vedere perché appunto possiamo vedere tutti i dettagli interni dello smartphone. Abbiamo una batteria da 5000 mAh rispetto ai 4500 del 7 normale. Il processore è uno Snapdragon 8 Gen 1, quindi anche qui troviamo il top di gamma di casa Qualcomm, e inoltre ci dice che la ventola di raffreddamento raggiunge i 20.000 giri al minuto massimo. E inoltre qua c'è l'altra presa d'aria per il sistema di raffreddamento, ma a questo punto vediamolo. Sblocco veramente fulmineo, come già abbiamo visto sull'altro device, e qua troviamo il primo modo per andare ad accendere la ventola. Come potete vedere è RGB. Mi avvicino un attimo al device sperando che si senta la ventola. Possiamo anche mettere la modalità eco della ventola, quindi abbassa il numero di giri massimo, e facendo così che succede? Sì, il raffreddamento del dispositivo sarà minore a livello di potenza, ma anche il rumore prodotto dal device stesso sarà inferiore. Da qua possiamo spegnere di nuovo la ventola. Ventola che, come abbiamo visto anche sull'altro modello, si può attivare in diverse situazioni andando a settare questi parametri direttamente dalle impostazioni. Possiamo far sì che la ventola parti in automatico, per esempio quando colleghiamo il dispositivo al caricabatterie. Anche questo va ad aiutare molto il raffreddamento del dispositivo appunto quando è sotto carica. E sotto questo punto di vista mi sento dire, penso sia anche un po' scontato, che il raffreddamento generale proprio dello smartphone è eccezionale grazie a questa ventola. In qualsiasi situazione che state giocando, che state riproducendo dei video, che state caricando il dispositivo, insomma in qualsiasi contesto è veramente molto difficile che lui si surriscaldi, nonostante abbia delle prestazioni veramente elevate. Come abbiamo visto poco fa, abbiamo il processore Snapdragon 8.1. inoltre noi abbiamo, diciamo, il modello top di gamma che ha 16 GB di RAM, che è la versione con cui arriverà sul mercato, più 512 GB di storage interno. Questa versione che abbiamo noi in prova si chiama Supernova ed è appunto quella che vi consente di avere la ventolina di raffreddamento RGB a vista insieme a tutti gli altri componenti interni del dispositivo tramite questa scocca trasparente. Altrimenti c'è la versione Obsidian che diciamo a livello di scocca uguale al Red Magic 7 che vi abbiamo mostrato nell'altro video, quello che avevamo in prova l'altra volta, ovvero, come potete vedere, qui abbiamo il logo in basso che è retroilluminato LED e ci sono anche i due LED laterali qua che si colorano. Sotto questo punto di vista è identico. Vi rubo veramente pochissimi secondi per quanto riguarda il comparto fotografico e poi ci dedichiamo interamente a, penso, quello che tutti stiamo aspettando, ovvero come si comporta questo smartphone mentre giochiamo. Il comparto fotografico è identico al 7. Abbiamo la camera principale 64 megapixel più una da 8 e un'altra da 2 megapixel. Allora, a livello di foto, in notturno, se andiamo ad utilizzare la modalità notte, banalmente è un po' peggiore rispetto a quella normale. Sì, rende tutto più visibile a livello proprio di dettaglio, fa capire cosa c'è all'interno della foto, però va a creare lo stesso tanto rumore, mentre le foto originali di sera, diciamo, sì, sono più scure, ma magari hanno anche dei colori più fedeli. Andando avanti invece vediamo che se ci troviamo di giorno, quindi in condizioni di ottima luminosità, è facile avere delle foto discrete, anche se qua colori molto contrastati, soprattutto il blu del cielo non mi è veramente piaciuto, assolutamente no. E in generale, ripeto, di giorno buone foto, anche se usiamo il zoom digitale a 5x non va a creare troppo rumore. Però andiamo a vedere quello che vi ho detto prima, ovvero sul display non si vede la fotocamera frontale, ma esiste. È una cosa molto bella a livello visivo, perché effettivamente uno schermo così tutto pulito è molto bello e penso che Nubia lo abbia fatto apposta proprio in previsione, no? Che essendo uno smartphone da gaming, allora la gente potrebbe apprezzare di più uno schermo pieno e pulito. Però se volete fare dei selfie, mi dispiace, la qualità è veramente pessima, perché la camera, trovandosi al di sotto del display, si vede, perché va proprio a creare una patina ovattata su tutto il dispositivo.
Per il resto non mi dilungo ulteriormente perché è uguale al Red Magic 7, anche qua abbiamo appunto il comparto fotocamera famiglia con tante applicazioni simpatiche e divertenti che vi faranno smanettare un bel po' con questo device, per esempio la modalità vlog, sfocatura zoom, 3D, fermo immagine e così via. Tornando a parlare un attimo del display, che abbiamo detto sì, è uguale al Red Magic 7 a livello proprio di dimensioni, di risoluzione, però c'è una differenza sostanziosa, ovvero è sempre super fluido come potete vedere, però qua abbiamo un refresh rate massimo di 120 Hz, mentre sul Red Magic 7 avevamo visto che abbiamo un refresh rate fino a 165 Hz, che era veramente un valore assurdo, molto alto. Probabilmente è raro che sopra i 120-140 Hz vediamo una reale differenza a occhio umano, però questa è un'altra differenza fra i due dispositivi, fra questo che è il Pro e l'altro. Ad ogni modo, come già detto, il processore, il software, comunque il comparto hardware è veramente potente e il dispositivo in qualsiasi situazione voi vi troviate è sempre veloce e fluido. Altra differenza, come vi ho detto poco fa, sul Red Magic 7 troviamo una batteria da 4500 mAh che, come vi dicevo, secondo me era un pochino poca, soprattutto per un dispositivo del genere, mentre sul Red Magic 7 Pro troviamo una batteria da 5000 mAh, anche quello 0,5 in più fa la differenza, anche se in termini proprio energetici, insomma, è un dispositivo che consuma tanto. L'autonomia quindi è leggermente migliorata, anche perché parliamo di una scheda tecnica che è pressoché identica, tranne per alcune cose, come abbiamo visto, per esempio il refresh rate, che è inferiore. Diciamo che io ho provato il dispositivo alla massima della potenza, giocando, mettendo il volume al massimo, il refresh rate al massimo, tenendo tutti i dispositivi accesi, ovviamente accesa anche la ventola di raffreddamento e così via. Dopo un 40-45 minuti di gioco intenso, veramente intenso, credetemi, tenendo tutti i valori sparati, ho consumato intorno al 20% di batteria. Quindi sotto quest'ottica sì, è difficile pure superare le 3 ore di consumo, però ripeto, continuo, veramente continuo e ai massimi valori. Ovviamente in un consumo più normale questo dispositivo vi può anche arrivare tranquillamente a metà pomeriggio dalla mattina o addirittura all'orario di cena, se ne fate un uso normalissimo, se di semplici chiamate, notifiche, social, cose così. E vediamo adesso come giocare sul Red Magic 7 Pro. Come abbiamo visto l'altra volta, sul lato sinistro della scocca troviamo il tasto rosso che ci consente di entrare appunto nella modalità da gaming dedicata. Uguale a quella che abbiamo visto la scorsa volta. Iniziamo dal Real Racing 3, che è uno dei giochi a livello di refresh rate più alto che c'è sul Play Store. Come potete vedere in alto a sinistra ho attivato la barra che ci va ad indicare i valori principali dello smartphone mentre giochiamo, come l'orario, gli FPS a cui stiamo riproducendo il gioco, la velocità della connessione e la batteria. Poi, come abbiamo visto l'altra volta, facendo lo swipe qui in alto a destra possiamo andare ad aprire il menu per i controlli della modalità di gioco. E in alto troviamo i valori della CPU e della GPU mentre usiamo lo smartphone e tutte le altre cose che abbiamo visto anche sul set. Ovviamente sotto questo punto di vista sono identici. Possiamo andare a chattare con i nostri amici di gioco direttamente su WhatsApp, Discord o Telegram, andare a selezionare la modalità di refresh rate fra 60, 90 o 120 Hz, la luminosità, l'audio, attivare o disattivare la ventola, fare uno screenshot dello schermo, avviare proprio la registrazione dello schermo, bloccare le notifiche per non essere disturbati durante le partite, bloccare le chiamate e così via. Invece sulla parte sinistra, abbiamo visto per l'altra volta, c'è il pannello che ci consente di andare a modificare totalmente i parametri del dispositivo proprio a livello di prestazioni, in modo tale da poterlo settare per quelle che sono le nostre esigenze e quindi renderlo veramente confortevole per le nostre sessioni di gioco. Come vedete, potete andare a modificare anche la velocità di campionamento del tocco fra i 480 Hz e i 960 Hz. Performance,
Rise Beyond Infinity. Beh, allora, già che ho visto questa cosa, ve lo dico. La traduzione che trovate su questo smartphone è un po' strana. Io l'ho messo in italiano, però come vedete qua è in metà in inglese, metà no, perché regola operazione, performance, mostra, allocazione della funzione, insomma, è un po' mista la traduzione. Non solo, nelle impostazioni ho notato anche che alcune parole sono tradotte in spagnolo. Anche qua mi sento dire l'audio stereo davvero buono, e come avete visto anche durante il gioco è molto più facile da utilizzare con la posizione dei tasti in maniera diversa rispetto a Red Magic 7. Tuttavia, pure qui abbiamo altri difetti, come per esempio manca la ricarica wireless, che secondo me, a mio avviso, per un prodotto del genere, certo un gaming phone, però per questa fascia di prezzo nel 2022 è quasi un must. Però abbiamo la tecnologia NFC ed è comunque un modulo 5G. Beh, quindi siamo arrivati alle conclusioni. Vi ricordiamo che il Red Magic 7 attualmente lo potete trovare sul mercato a un prezzo tra i 700 e i 900 euro in base alla versione appunto che acquistate di RAM e storage. Beh, il Red Magic 7 Pro arriva a un prezzo superiore di circa 100 euro rispetto al 7 normale, dove pure qua il top di gamma, ovvero quello che abbiamo noi in prova, che è 16 GB più 512 di storage, lo potete trovare intorno ai 1000 euro. Un prezzo forse un pochino alto, visto alcune componenti più che altro proprio anche di materiali e altro, ma a livello di hardware abbiamo il top sotto quasi ogni punto di vista. Sicuramente la scelta diventa un po' difficile fra i due dispositivi, perché se comunque ci tenete a farvi delle foto selfie decenti, io vi consiglio il Red Magic 7. Tuttavia, se non vi interessa delle foto, beh, andate di 7 Pro, perché comunque anche il form factor, avere uno schermo con dei bordi veramente sottili, tutto pulito e limpido, è molto bello. Per quanto riguarda la possibilità di avere la ventola di raffreddamento RGB a vista o meno, beh, lo potete avere su entrambi i modelli in base alla versione che acquistate. Ma voi cosa ne pensate, allora, arrivati a questo punto, del nuovo Nubia Red Magic 7 Series? E soprattutto, quale di questi due acquistereste e perché? Qual è la differenza da uno all'altro in base alle vostre esigenze? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, e noi come al solito ci vediamo con la prossima video recensione.